setting con questa nuova videocamera paurosa. Ovviamente non sarà mia, ma presto sarà mia, cioè è tipo una prova, no? Vabbè, a parte questo, fatemi sapere se vi piace questa qualità. Vi invito ad entrare a far parte della Fair Family se ancora non l'avete fatto, cliccando il bottone iscriviti qua sotto e attivando le campanelle e attivando le campanelle riceverete la notifica quando caricherò il nuovo video. Insomma, detto questo, io vi lascio al make up look, che è molto molto particolare, e vi mando un grosso bacio. Farò un make up che ho visto, lasciatela il telefono, ho visto sul profilo di Kimberly Margarita. È lei, il trucco in questione è questo. Oddio, posso tipo farvi vedere da vicinissimo. Ah, che figata, non so neanche se sto riprendendo e se la videocamera sta andando avanti. Comunque, ho fatto fatica a trovare un giallo low cost, infatti ne ho trovati due, una base e un giallo che potrebbe andare bene e uno che vabbè. Inizierei subitissimo, come vedete ho già fatto le sopracciglia, questa low cost e questa super costosa. Ho le caccoline negli occhi, Gloria, devi stare attenta perché in questa videocamera si vedono anche i pori. Come primer low cost utilizzerò questo qua, che non è proprio un primer, è un... ho preso un contorno occhi. Sono veramente pessima, non ho un primer low cost, questo perché se ce li avevo li ho comunque regalati, dato che su di me fanno venire fuori cose assurde. Non sempre, non è detto, cioè non è un video per sputtanare il low cost. Ho trovato questo qua di NYX, il Honey Dew Me Up, è praticamente una specie di olietto un po' viscidino, ecco, non so come descriverlo, con queste micro pagliuzzette dorate. Vado a metterlo su tutto il viso, no, vado a metterlo a metà viso, vedete, non sono abituata a fare questo tipo di video. Ne metto poco perché è veramente viscido questo. Dall'altra parte della mia faccia metterò questo prodotto invece super costoso di Becca, questo qua è il First Light Priming Filter, ed è un primer, come vedete, a base violacea, aiuta ad illuminare il viso perché il viola, non so se lo sapevate, ma illumina l'incarnato, quindi lo vado ad applicare nell'altra metà. Ne metto poco di questo perché anche questo è super super corposo, che poi io non so se si fa così, cioè nel senso non mi sono guardata bene i video degli altri, forse metà faccia intera e poi l'altra metà, ma io voglio fare tutto insieme perché voglio comparare i vari prodotti, no? Passiamo poi agli occhi, da questa parte utilizzando il SFX Cream Color Body Paint di NYX nella colorazione 03. Poi ovviamente durante tutto il video vi metterò i vari prezzi dei prodotti, se li trovo online o comunque all'incirca il prezzo del prodotto. Vado a rendere gialla tutta la mia palpebra perché Kimberly ha praticamente la palpebra mobile fino alla palpebra fissa gialla. Ho preso questa base di NYX perché il colore che ho trovato di NYX non è proprio il giallo che cercavo, quindi questo qua essendo un po' più caldo e l'altro un po' più freddo vado a fare un mix che potrebbe aiutarmi ad ottenere il giallo cercato, mentre l'altra parte la farò semplicemente con il correttore. Infatti vado a stendere il correttore come base e utilizzerò come correttore un semplicissimo correttore color carne. Questo qua è lo Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer di Smashbox ed è questo correttore qua che non ho mai usato perché ce l'avevo ma non ho mai avuto modo di utilizzarlo. Infatti è la prima volta che lo proviamo insieme, lo vado ad applicare proprio come base su... mi sono sporcata i jeans. Su tutto il mio occhio. Oh wow, su tutto il mio occhio. E voilà. Faccio questa cosa proprio perché da questo lato l'ombretto che sceglierò è molto più pigmentato, mentre quello low cost sarà sempre NYX, povera NYX, però è, diciamo, non è proprio low cost, però vi ripeto, è quello che ho trovato nella mia makeup station. Questo qua è il Primal Colors, tra l'altro non li trovo più in vendita qua in Italia, 0,5, dovrebbero costare sui 6,50 euro o meno di 6 euro, insomma, boh, una roba del genere. Se non ha neanche una forbicina per aprirlo, perché anche questo non l'ho mai usato. Ah, si apre. Applico il giallo, oh mio Dio, quanto è polveroso. E si sono già fatte le righe, perfetto. Perfetto! Faccio così. Niente, questa base ha creato delle righe pazzesche.
che io sto veramente schiacciando il pennello e non vanno via, non se ne vogliono andare, vogliono rimanere là, ma va bene. Passiamo alla parte costosa. Per... come ombretto costoso? Non avevo una cialda gialla costosa, cioè ne ho trovata solo una. Ed è dalla palette di Inglot, la Sismanson Freedom System Fabulous, numero 18, e questo è il colore, è un giallo super super bello, e questo è il giallo che piace a me da mettere sugli occhi, è bellissimo. Oh wow, è completamente diverso, si noterà tanto la differenza dopo, Adesso prendo un pennello da sfumatura, anche questo qua pulito, diverso da quello della parte pezzente plebea. Sto scherzando ovviamente, forse no. Vado a sfumare anche qua il colore, lo porto verso l'esterno. Visto che non ho trovato ombretti in cialda singolo, insomma poco costosi, ho cercato di, cioè ho detto vabbè, faccio direttamente l'interno, l'angolo interno dell'occhio e la parte qua sopra direttamente con l'illuminante. Infatti per la parte low cost ho scelto questo qua, che è l'illuminante Light and Bronze Terracotta Illuminante di Mesauda, questo pennello qua in questo punto che non si vede una mazza proprio, quindi lo vado a caricare come se non ci fosse un domani. E anche questa parte qua vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, dalla palette di Pat McGrath, questa qua, la Mothership, che ho fatto fatica a trovarla l'altro giorno perché stavo già andando in crisi, non la trovavo. Questa cialda qua che è bellissima, è praticamente un bianco con dei riflessini rosa freddi, è bellissimo, è stupendo, qualcosa di epico. Purtroppo qua non ho pennelli, come vi dicevo, lo vado a stendere direttamente con questo. Mi sa che hai intoppato, Pat! Mi sa che hai intoppato! Cioè no, però guardate che riflessi che ha. Dalla parte low cost vado ad utilizzare questo Liquid Ink Eyeliner Waterproof di Essence, che è un eyeliner stupendo per neanche 4 euro. Lo sono preso sotto consiglio di Christian, che saluto, ciao, grazie per il consiglio, e lo vado a stendere praticamente qua. Vado prima a fare l'eyeliner dall'attaccatura, una riga di eyeliner proprio su all'attaccatura delle ciglia qua. Lei non ha una codina molto visibile, quindi vado semplicemente a fare una mini codina qua. Partiamo con calma, Gloria. Qua l'ho fatto un po' più grosso perché ho l'incavo dell'occhio. No, ma sputa pure, Gloria. E quindi ho voluto farlo un po' più spesso proprio per questo. Fa la sua porca figura. Comunque adesso vado a fare dall'altra parte la stessa identica cosa e utilizzo un eyeliner un po' più costoso, questo qua è di Makeup Forever ed è l'Ink Liner, ma si chiamano uguali? Ah no, questo è Liquid Ink. Si chiama solo Ink Liner ed è nella colorazione Black. Questo, a differenza dell'altro, non ha il pennellino morbido e non è così tanto liquido, ma ha il pennellino in feltro, quindi è ancora più difficile stenderlo. E voilà. Perdonatemi, non vedo niente dato che non ho lo schermino, quindi... finalmente, cioè, ho notato che stavo registrando durante l'applicazione della parte costosa, quindi niente, sono riuscita a farlo, mi è venuta la parte esterna più cicciotta rispetto a qua che è cicciotto l'inizio, quindi vabbè, ce l'ho fatta. È molto difficile perché i miei occhi sono completamente diversi, cioè le mie palpebre sono completamente diverse l'una dall'altra. Comunque, adesso vado ad applicare le ciglia, anzi no, prima applico il mascara. Come mascara, nella parte low cost, utilizzo, ho trovato solo questo, avevo quelli di Essence ma li ho buttati tutti perché erano vecchi. Comunque utilizzo questo qua di Maybelline New York, il Lash Sensational, uno dei miei preferiti perché mi fa delle ciglia paurose, veramente... bellissimo, tra l'altro so che è anche il preferito di Giulia, dell'Ellis, che l'ha menzionato oggi nelle storie, non lo sapevo, infatti anche a me piace un sacco. Lo vado ad applicare sulle mie ciglia superiori, poi dopo ci preoccupiamo di quelle inferiori. Per la parte costosa invece utilizzerò il Better Than Sex Waterproof Mascara di Too Faced, parte il pack perfetto, bellissimo, con questo cioeleste stupendo e tutte queste goccioline che vanno a simulare l'acqua per ricordare appunto che il mascara è waterproof. Vado ad applicarlo anche qua
sulle ciglia superiori dalla parte della faccia costosa. Non mi dispiace questo mascara, l'unica cosa è che è meno liquido di del solito Better Than Sex, quindi ecco, mi sono... ma buff. Come ciglia finte utilizzo queste qua, che sono le Lashes by Lucy, nella forma vintage. Sono molto molto belle, le ho già utilizzate per la prima volta oggi, mi sono struccata come sapete per fare questo video, quindi apprezzate almeno la voglia di struccarsi e ritruccarsi a luna di notte. Adesso vado a fare la parte nera qua sotto, come ce l'ha Kimberly. Questa è la matita, spero che la stia mettendo a fuoco, come vedete è della collezione di Gigi Hadid. Wow, oh mio Dio raga, è super scrivente, scrive tantissimo. La vado a portare anche un po' giù perché dopo la andiamo a sfumare. E ci tampono sopra un ombretto nero. Come ombretto nero, sempre per la parte low cost, ho scelto questo ombretto di NYX, che è il Hot Singles Eyeshadow nella colorazione 34 Raven. E lo vado a picchiettare qua sopra la matita per fissarla bene e portare, già che ci sono, di più la sfumatura verso il basso. Per la parte invece costosa vado ad utilizzare la matita di Make Up For Ever, la Color Artist Color Pencil, scusatemi, nella colorazione 100 Whatever Black. Ecco, qui vedete la differenza, tante volte non bisogna spendere per forza miliardi, perché tante volte troviamo nei trucchi low cost delle soluzioni più pratiche, meno dolorose e più soddisfacente. Mi sto facendo un male cane. Dalla palette di Pat McGrath, che è super costosa, questo nero qua, quindi è l'unica palette costosissima che ho trovato che potevo comparare ai trucchi low cost, con lo stesso pennello, questo qua, vado a sfumare il tutto. La parte nera mi piace di più quell'altra, è venuto uno sfumato perfetto, è un nero power. Come correttore dalla parte low cost vado ad utilizzare un mix di questi due correttori, l'Astra Long Stay Concealer nella tonalità 01 e il NYX HD Studio Photogenic Concealer nella tonalità anche qua 01. I correttori sono questi qua, nonostante siano low cost sono magici. Allora, questo qua un po' più scuro di NYX, vado a correggere questa parte, ok? Poi vado a illuminare invece con questo, ok? Faccio la stessa cosa dall'altra parte utilizzando il correttore, l'unico e il solo Smashbox Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer. Mi raga, devo stare attentissima con questo nero, forse era il caso di metterlo prima. Adesso vado ad applicare il fondotinta e come fondotinta vado a fare un mix di due fondotinta, diciamo, low cost. Il primo è questo qua di Maybelline, il Dream Satin Fluo con SPF 13 nella tonalità 10, Ivory, questo qua. Se è troppo scuro, non lo so, vado ad utilizzare l'Extreme Cover fondotinta alta coprenza, zero imperfezioni, oil free di Pupa. Questo qua invece nella tonalità 20, un po' più rosato, insomma. Vado ad applicarlo con questo pennello che mi sta piacendo moltissimo. Mazza, che coprenza. Per questa parte vado ad applicare invece il mio amatissimo NARS Natural Radiant Longwear Foundation nella tonalità Mont Blanc. Questo qua sapete, ve ne ho parlato in tantissimi video, vi ho fatto anche un video esclusivo. Oh, quanto lo amo! È molto molto più chiaro, perché questo è quello che uso d'inverno, mamma mia raga. Però Kimberly ha questo, diciamo, fondo molto bianco. Quindi andiamo a fare una cosa tattica che uniformerà come cipria. Non vado ad utilizzare troppa cipria perché io ho la pelle secca nonostante abbia qualche brufoletto per colpa di quel fondotinta cinese, ci tengo a precisarlo, cinese. Vado ad utilizzare da questo lato un po' low cost, diciamo, la cipria Jade Minerals che avevo comprato, no, mi era stata inviata, avevo comprato insomma proprio pochissima, mentre da questo lato diventerò giallissima, utilizzo la cipria di Marc Jacobs che è veramente troppo gialla per me, la Finish Line 34 Invisible, questa qua è la cipria, questa retina dove esce poi il prodotto, oddio, madonna, proprio banana, bananissima, bananalità. Andiamo di bronzer, velocizziamo i tempi. Come bronzer low cost utilizzo questo qua di Debbie,
The Sun Experience Bronzing Powder Maxi, questo qua è nella tonalità 01. Cioè, guardate, troppo calda. Ma veramente tanto. Mentre dalla parte costosa vado ad utilizzare Anastasia Beverly Hills, questa è la Powder Bronzer nella tonalità Saddle. Non so, mi piace di più. Ed è tra l'altro molto scrivente, quindi... Cioè, guardate qua. Oh, mamma mia. Come blush utilizzo Colourpop, perché in America non costa tanto, lasciate stare le spese di spedizione, dogana, queste cose, in America non costa tanto, eh? È un blush low cost da loro. Utilizzo questa che è la palette, era la palette tipo di una youtuber, però non ricordo. Guardate che bello, secondo me quel giallo ci sta da Dio. Mentre questo è poco scrivente, del Too Faced Love Flush I Will Always Love You. Mi piace un sacco la colorazione, però è poco scrivente, quindi vado a calcare. Ok. Ora vado ad illuminarmi d'immenso come penultimo step. Di qua utilizzo la Light and Bronze Terracotta Illuminante di Mesauda nella tonalità 101 Platinum. È molto doratino. Lega tantissimo col make-up, secondo me, ci sta. Wow. Da applicare anche qua e anche qua. Preparatevi, da questa parte utilizzerò un prodotto in crema ed è il Jelly Beam di Farsali. Raga, io adoro adoro tantissimo questo prodotto, è meraviglioso. Guardate qua, lo vado a sfumare sulla mano per poi applicare con wow, con la spugnetta. Mi raccomando, mettetene poco perché questo è veramente tanto illuminante. Infatti lo vado, come vedete, a sfumare. Come labbra, nella parte low cost ho trovato questo. La marca è Extreme Makeup. Questa si chiama Infinity Baci nella tonalità 17. È un brand veramente low cost, non ha una lunga tenuta, ha un profumo veramente troppo forte, sa tipo di chewing gum, ma in un modo nauseabondo, e niente, lo vado ad applicare. Mamma mia che puzza! E poi se tipo sa un po' di menta sulle labbra, me le sento bruciacchiare. Dalla parte invece costosa vado ad applicare questo qua di Huda Beauty, il liquid matte, nella colorazione Bombshell. Lo conoscete tutti, oramai li conoscete tutti, i rossetti liquidi di Huda Beauty. Anche qua io non sono... Questo è il look finale, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo make-up vi sia piaciuto. E quale delle due parti preferite? Fatemi sapere se preferite la parte low cost e la parte un po' più costosa. E quali prossimi video vorreste vedere sul canale, nel senso quali, se vi piacciono questi trend, ecco, quali prodotti vorreste vedere, quali brand, perché così almeno vado a fare un po' la spesa e vi faccio dei make-up tutorial con dei brand anche low cost. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!